cui partecipo dopo l'esito straordinario in campagna della nostra campagna elettorale. E quindi permettetemi di dirvi grazie come cittadini per aver voluto dare tanta fiducia e aver voluto che il Movimento 5 Stelle in campagna facesse il migliore risultato a livello italiano. In campagna... scelto il Movimento 5 Stelle e questo è certamente un onore per noi ma anche una grandissima responsabilità. Sappiate che credo per la prima volta nella storia una forza politica come il Movimento 5 Stelle ha 60 rappresentanti in Parlamento solo dalla Campania, quindi la nostra voce si farà sentire forte dentro quei palazzi e io mi auguro e sono certa che insieme ai parlamentari, ai consiglieri regionali, agli eurodeputati potremo finalmente mettere mano a una serie di problemi gravissimi della nostra regione, che altro che mai più ultimi, siamo purtroppo primi in tutte le classifiche negative che riguardano questo paese e che vanno dalla sanità all'occupazione, ai trasporti e chi più ne ha più ne metta. Io mi sono arrabbiata tantissimo e ogni volta che mi hanno intervistato l'ho ribadito con forza, quando ad esito dell'ultimo voto hanno fatto passare il voto della campagna come il voto dei disperati che si aggrappava al Movimento 5 Stelle soltanto per la richiesta di assistenzialismo. I cittadini campani in una sola notte hanno fatto fuori i dinosauri della politica che da 40 anni ammorbano i nostri territori. Da De Luca a De Luca a Massimo. Al resto d'Italia. Ora le elezioni sono passate, sono alle spalle, dobbiamo capitalizzare questo straordinario risultato e ci auguriamo davvero che si possa dare un governo a questo paese. Io credo che l'atteggiamento che il Movimento 5 Stelle sta avendo è un atteggiamento di responsabilità straordinaria che sta cambiando, signori, i paradigmi della politica. Noi li stiamo costringendo a parlare di temi e non di poltrone, di ministeri e di acconsaglie in base a cui fare le alleanze. Ci auguriamo veramente che questa strada abbia un approdo, perché purtroppo questa situazione vergognosa in cui si trova il nostro paese è il frutto di quella legge elettorale che si sono votati tutti quanti insieme, e c'ero anche io ad assistere quel giorno alle votazioni, si abbracciavano e si baciavano come se avessero ottenuto un risultato straordinario. Vediamo, insomma, noi credo, io ho grande fiducia nel lavoro che sta facendo Luigi Di Maio, credo veramente che stia dimostrando doti da statista, altro che politici inesperti. Ma veniamo alla Regione Campania, io sono particolarmente fiera di questo risultato perché ci avete aiutato ad ammazzare politicamente colui che invece da 3 anni sta ammazzando la campagna, che si chiama Vincenzo De Luca. Se il Movimento 5 Stelle ha fatto in campagna il miglior risultato d'Italia, il PD ha fatto in campagna il peggior risultato d'Italia. E quindi, se posso anche con un po' di orgoglio dire che il merito di questo risultato è il frutto del lavoro di tanti parlamentari campani di questo territorio, è il frutto del lavoro di tanti consiglieri regionali e comunali, posso anche dire che il demerito appunto del risultato del centro-sinistra è il frutto di questa pessima amministrazione regionale. Quello che io trovo vergognoso veramente da cittadina prestata alle istituzioni è l'atteggiamento disprezzo con cui questa gente tratta i cittadini. Queste persone sono state sonoramente bocciate dai cittadini eppure vanno avanti come se nulla fosse. È incredibile, De Luca dà la colpa al PD del fallimento e si dimentica che in Regione Campania il PD è lui, cioè se ne fregano completamente di quello che riguarda i cittadini. Quindi io vi dico che in Consiglio regionale c'è un'atmosfera surreale, dove chiaramente noi torniamo in Consiglio forti del consenso ricevuto dai cittadini e loro fanno finta di nulla. Continuano ad andare avanti come treni sui loro provvedimenti scellerati, continuano a distruggere la sanità campana. Io mi occupo tanto di sanità, parlano di rimpasti, questa è l'unica parola che sanno esprimere dopo l'insuccesso elettorale, rimpasti perché chiaramente
finito, adesso mi devi dare quella poltrona che fino a ieri mi avevi negato, e nessuno parla degli interessi dei cittadini. Avrete sentito Vincenzo De Luca parlare di questo piano, questi corsi concorsi che vuole fare. Allora io vi dico, signori, non fatevi ingannare. Questi si stanno preparando la campagna elettorale dei prossimi 2 anni. I posti di lavoro che Vincenzo De Luca prometteva erano 200.000. Quando ci fu la campagna per il referendum e lui sosteneva il sì, non so se ve lo ricordate, in quella vergognosa intercettazione a un certo punto lui dice pure, diciamo, parliamo di 200.000 posti di lavoro. Qualcuno gli fa notare, mi dice, ma dove li pigli? Vabbè, ma tanto, noi iniziamo a dire questo. Sono diventati 50.000 alla vigilia delle elezioni, qualche giorno fa nella sua televisione privata ha parlato di 10.000 posti di lavoro. Intanto vediamo le migliaia di posti di lavoro che ci sono e che stiamo perdendo perché questo governo non è in grado neanche di andare a Roma a battere i pugni sul tavolo per difendere le eccellenze del nostro territorio, e ci facciamo scippare eccellenze su eccellenze, perdita di posti di lavoro, e poi ci dicono che li vogliono creare i posti di lavoro. Io mi occupo tanto di sanità, come vi dicevo, vi assicuro che quello che vedo e quello che ascolto dalle persone, ma ognuno di noi, ahimè, lo vive sulla propria pelle, perché prima o poi ci capita di dover avere bisogno di un ospedale, è vergognoso. Io mi auguro che quello che è successo in Italia e in Campania il 4 di marzo succeda tra 2 anni alle regionali, perché noi abbiamo bisogno di prendere in mano le redini di questa regione, di prendere le redini della sanità e di tutelare la sanità pubblica che stanno smantellando a discapito della sanità privata. Vi racconto una cosa, perché appunto pare sempre che noi parliamo degli altri, io vi assicuro che noi ogni volta facciamo delle proposte che sono proposte di buon senso. Non le leggono neppure, non ci consentono neppure di discuterle, le bocciano solo perché vengono dal Movimento 5 Stelle. E allora una proposta che noi avevamo fatto da inesperti, da persone che quei problemi li vivono sulla propria pelle, perché non facciamo parte della casta, siamo cittadini che vanno nelle istituzioni per portare la voce dei cittadini. E allora avevamo chiesto in una delle prime finanziarie che si approvava in Regione Campania di dire: tu non chiudi nessun ospedale se prima non hai aperto gli ospedali e i reparti che prevedi di aprire nel tuo piano ospedaliero, perché altrimenti tu stai negando il diritto all'assistenza sanitaria che è sancito dalla Costituzione. Mi sembra una norma di buon senso. Se io scrivo un piano ospedaliero dove dico che chiudo l'ospedale X perché aprirò l'ospedale Y, io non chiudo se prima non l'ho aperto. Ebbene, questo emendamento ovviamente ce l'hanno bocciato, e intanto continuano a chiudere reparti e ospedali negando il bisogno di assistenza dei cittadini della Campania. Abbiamo chiesto un'altra cosa: c'è un decreto ministeriale, che è il DM 70, che definisce gli standard dell'assistenza sanitaria che si dovrebbero garantire a tutti i cittadini. Noi siamo al di sotto di questi standard, per esempio per quanto riguarda il numero delle ambulanze, e nelle aree interne come questo è un problema drammatico, perché con la viabilità pessima che c'è, se non c'è un numero adeguato di ambulanze, non si riescono a trasportare i pazienti per tempo da un ospedale, dalla casa del paziente all'ospedale, e si muore, perché se si viene un infarto bisogna intervenire entro un certo numero di minuti. Anche questo emendamento, che chiedeva semplicemente di applicare la legge, un decreto ministeriale, adeguando il numero di mezzi di soccorso in Campania, è stato bocciato. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Vi dico solo quest'ultima cosa, poi non vi voglio fare la capatanta. Voi sapete che tutti noi portavoce del Movimento 5 Stelle ci tagliamo gli stipendi. Allora io so bene che questa non è una soluzione ai problemi dell'Italia, della maniera più assoluta, ma questo dice che cos'è per noi la politica. La politica per noi è un servizio, e tu non puoi dire che vuoi servire la tua gente se ti intaschi ogni mese 9.000, 10.000, 15.000 euro e poi pensi di voler risolvere i problemi dei pensionati minimi che hanno pensioni da fame. Non sei credibile. Allora noi ci tagliamo gli stipendi per poter essere credibili, per poter guardare negli occhi
la persona che prende 400 euro al mese di pensione e che viene da me a raccontarmi il dramma che vive per non riuscire ad andare avanti. Con questi soldi che noi ci tagliamo siamo riusciti a mettere da parte a livello regionale oltre 500.000 euro. Ora noi questa cosa la facciamo senza bisogno di una legge regionale, senza bisogno di una legge nazionale parlamentare, è una nostra scelta, ma noi crediamo che non sia beneficenza privata, noi crediamo che tutta la politica debba fare questo e quindi abbiamo chiesto che questi tagli agli stipendi vengano introdotti per legge, obbligatori. Lo abbiamo chiesto a livello nazionale e ce l'hanno bocciato, lo abbiamo chiesto a livello regionale e ce l'hanno bocciato. Nonostante questo noi abbiamo messo da parte oltre 500.000 euro e con questi soldi abbiamo già finanziato la ricostruzione dei laboratori di una scuola alluvionata di Benevento, distrutta dall'alluvione del 2015. Le altre scuole che stanno aspettando i finanziamenti dallo Stato hanno ancora il fango nei cortili. Nella scuola di Benevento, l'Istituto Rampone, grazie ai nostri stipendi, i ragazzi oggi studiano sui Mac e hanno laboratori di grafica tridimensionale e aule magne. Abbiamo donato un ecografo a un ospedale di Napoli, a un ospedale di frontiera, un ecografo che costa 30.000 euro al pronto soccorso, per 30.000 euro con tutti gli sprechi che ci sono ora nella sanità, non si comprava un ecografo che serve a salvare vite umane. E adesso abbiamo lanciato un bando che si chiama Facciamo Scuola, dove diamo 255.000 euro agli istituti superiori e alle scuole medie della Campania che ne facciano richiesta per acquistare attrezzature didattiche, attrezzature per la palestra, per eliminare barriere architettoniche. Allora, voi mi direte, sì vabbè, ma che cosa pensi di fare? È vero, ve lo diciamo con chiarezza, non riusciamo certamente a risolvere i problemi della Campania, però io ogni giorno ricevo sul mio telefonino un sms da un infermiere che lavora in quel pronto soccorso e che mi racconta chi oggi hanno salvato grazie al nostro ecografo. E io posso essere fiera del mio ruolo di portavoce del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni, perché per quello che compete a me e a noi ho provato a fare la mia parte. Noi proveremo a portare questi temi ancora una volta con forza dentro le istituzioni e a batterci perché la politica si riavvicini ai cittadini. Oggi qua ci sono 10 tra parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Ve lo diceva prima Michele, ma quale partito porterebbe qua 10 suoi parlamentari in un paese piccolino con un centinaio di persone dentro una sala? Al massimo, se gli capita e se c'è un'elezione per venire a chiedervi voti, ve ne portano uno con tanto di scorta e di auto blu. Noi non lo facciamo. Noi non facciamo di questi calcoli, per noi oggi è un piacere essere qua e se anche questa sala fosse stata la metà di quella che è, ci saremmo stati lo stesso, perché la politica è servizio, la politica è ascolto, è vicinanza ai cittadini. Se non è questo non serve a nulla una politica che non sia capace di guardare negli occhi le persone, di farsi carico del suo dolore, dei suoi problemi, delle sue difficoltà e di tradurle in atti all'interno delle istituzioni, non ci serve a niente. È una politica che si preoccupa solo di se stessa, di come mantenere i propri privilegi e di come continuare a spartire le poltrone agli amici degli amici. Noi sono già 2 anni che ogni legge di bilancio facciamo saltare un articolo che De Luca e la sua maggioranza puntualmente rifilano ed è un articolo col quale si vogliono introdurre la pensione di privilegio dopo solo 4 anni, 6 mesi e 1 giorno, quella che prendono i deputati ad eccezione dei nostri che vi hanno rinunciato e che si sono battuti per abolirla. Grazie.